Ciao a tutti gli amici di Android Blog, siamo questa mattina con Mauro Invernizzi, country manager italiano per Emporia, che ci vuole presentare un prodotto nuovo dedicato all'ambito senior, uno smartphone con Android a bordo con un'interfaccia tutta rivisitata proprio per le persone anziane. Allora, come funziona un po' questo smartphone? Dunque, abbiamo deciso, dopo l'esperienza che abbiamo avuto in passato nel lancio di un'applicazione smartphone, prima su Android e iOS, poi con un tablet che poi vedremo, abbiamo deciso di tradurre poi il tutto in un oggetto che sia facilmente intuibile per le persone senior. Persone senior che oggi si stanno sempre di più avvicinando al mercato della tecnologia. Il modo per essere semplicemente in contatto attraverso un telefono, ma poi dialogare, per cui mandare mail, scambiare fotografie, verificare anche la sicurezza delle persone, ci induce a trovare una soluzione che sia facilmente intuibile per loro. Il prodotto sarà lanciato prossimamente sul mercato, è un prodotto che ha un'interfaccia molto semplice, è un Android 4.3, caratteristiche fondamentali: avere immediatamente sotto controllo la necessità, la batteria è una cosa fondamentale, due tasti sempre molto visibili, per cui batteria da una parte e come ritornare alla parte principale. Se vado sul menu devo avere la possibilità di tornare con un solo tasto immediatamente al menu principale. Come vedete ci sono opportune informazioni che servono per andare immediatamente sull'utilizzo, l'allarme, mettere in silenzio, la wifi, connessione, quanto sto spendendo in termini di dati, per cui è fondamentale, per loro tengono sempre sotto controllo la spesa. Se vado in aereo posso immediatamente agire e spegnere. Tutto molto semplice, interfaccia molto visibile, se devo andare sulle foto, ho fatto delle foto, le vado subito a vedere, molto semplice, passo in modo touch, scorro rapidamente, torno sulle foto e torno sul menu principale, la mail tradizionale, molto semplice per scrivere, vado attraverso la tastiera molto semplice da fare. Nel caso in cui avessi difficoltà per andare sulla tastiera e per usare la mano, sostanzialmente il dito, posso usare una penna che mi garantisce con il tocco di essere infatti molto preciso nel fare per descrivere quanto sto facendo sostanzialmente. Torniamo indietro in questo momento. Altra feature molto importante: abbiamo riassunto in un'unica informazione tutte le informazioni che uno può avere. Supponiamo che queste persone abbiano WhatsApp, abbiano Skype, magari vanno verso Facebook, in una videata hanno tutte le informazioni utili, hanno tre messaggi in WhatsApp, hanno perso due call con Skype, hanno due chiamate in Skype, hanno due notificazioni in Facebook, hanno perso una chiamata, hanno ricevuto due messaggi e così via. Un'interfaccia molto utile. Abbiamo anche immesso sul prodotto la possibilità di utilizzare meglio il touch, perché magari non sono abituati. Per cui abbiamo introdotto delle cose molto semplici che consentono di dare la sensazione che sto facendo bene, per cui, come vedete, qui se andiamo su un tradizionale smartphone spesso il tocco del dito può creare confusione. Pensate, quando si tocca si cambia icona velocemente. Per cui qui abbiamo detto ok, con la penna possiamo fargli vedere che stanno toccando in modo corretto e li abituiamo ad usare il touchscreen. Abbiamo immesso anche delle cose simpatiche per cercare di fare un po' di training. Se sbaglio ovviamente non me la prende, allora devo correggere e così via. Un modo anche molto semplice per cercare di farli partecipare nell'ambito del training e del prodotto. Ok, molto bella quindi l'interfaccia di questo telefono, ma vedo che anche i materiali non sono niente male ed è strutturato, almeno così sembra, proprio per un uso pratico e per essere molto maneggevole. Sì, molto semplice,
dobbiamo pensare che dobbiamo fare un prodotto non stigmatizzato, perché la cosa più banale è cercare di dare a una persona senior, una persona anziana, un prodotto che li qualifichi subito come anziano. Dobbiamo dargli un prodotto che sia, ormai sapete che la vita si sta allungando, in Italia ci sono circa 15 milioni di over 60, di over 65, per cui un numero di utenti che può essere indirizzato. Nei prossimi anni avremo grande diffusione di questi prodotti verso un numero che si prevede di circa 250 milioni nei prossimi 10 anni da indirizzare. Bene, il design è fondamentale, sì. E soprattutto anche la scocca, perché se cade non dobbiamo salire per telefonare con te. Ok, quindi Emporia è sinonimo di semplicità, è sinonimo comunque anche di tecnologia, perché state cercando in questo modo di avvicinare gli anziani, i senior, a un mondo nuovo, un mondo tecnologico, un mondo Android, che permette comunque anche a persone di accedere a nuove funzionalità che prima, a cui prima non potevano verificare. Questa è un po' la filosofia di Emporia, li stiamo portando sempre più vicino alla tecnologia. C'è un rigetto, pensate solo quando è stata cambiata nella televisione analogica digitale cosa è successo. Non tutti potevano sapere di mettere, inserire un cavo, una scheda che permette la cosa. Questo è il momento in cui li stiamo portando verso qualcosa che è molto semplice, ma deve essere semplice come iniziativa. Confidiamo in questo modo di portare la tecnologia sempre più vicina, ma soprattutto c'è il rendimento del tutto la loro attività, quindi si può essere la vita anche un po' socialmente vicino agli amici, attenti, abbiamo preso un po'. Dallo stand di Emporia quindi è tutto, ringraziamo Mauro Invernizzi per l'intervista, un saluto Android Blog.